Siamo con il coach della Castellano Udas, Gigi Marinelli. Coach, dopo è iniziata da una settimana la vostra stagione, dopo la promozione sfiorata lo scorso anno, dopo l'estate finalmente si torna a respirare aria di basket. Sì, finalmente riniziamo gli allenamenti, siamo contenti di stare qui e niente, abbiamo fatto sicuramente quest'anno una buona squadra. Lunga, diversa rispetto all'anno scorso, quindi siamo contenti di iniziare. L'ha già annunciato lei, diciamo, in un certo senso la Castellano Udas è quasi completamente nuova. Come dovrà amalgamare questo nuovo gruppo e tutto il suo potenziale? Sì, sono nuovi, quindi hanno bisogno di tempo per amalgamarsi, soprattutto perché poi noi abbiamo iniziato in 7, oggi finalmente in 8 il primo allenamento e aspettiamo ancora l'arrivo degli americani per amalgamarci ancora di più. È solo che uno arriverà oggi e Sims invece arriverà giorno 30. Diciamo, questo è l'unico handicap per il momento, il fatto che la squadra non ha iniziato insieme. Però comunque c'è una buona, diciamo, si iniziano a conoscere almeno gli italiani e devo dire la verità che stanno lavorando tanto e bene, quindi sono contento per l'approccio dei ragazzi. Su cosa impronterà questo periodo di preparazione e di avvicinamento poi all'inizio del campionato? Ma sicuramente sulla conoscenza dei ragazzi, sulla continuità dei nostri giochi in attacco, su alcuni concetti che vogliamo, insomma, portare a termine in questa fase e niente, poi man mano che ci avviciniamo al campionato, diciamo, tanta difesa. Siamo una squadra, come ho detto, lunga, forte fisicamente, alta rispetto a quello della passata stagione, quindi quei punti di forza cercheremo di farli, insomma, di dare maggior spicco a quei punti di forza. Dal mercato sono arrivati vari Romano, Scarponi, Sims, Cooper. L'obiettivo quest'anno è quello della promozione. L'obiettivo è di divertirci, divertire, far bene. Siamo sicuri e convinti di aver fatto una buona squadra. Possiamo arrivare fino alla fine. L'anno scorso non avevamo fatto una squadra per vincere, eppure ci siamo riusciti. Quest'anno sicuramente partiamo insieme a Nardò, anzi forse Nardò un passo più su rispetto a noi, ma diciamo che partiamo sicuramente tra le favorite, però è sempre il campo che deve dire la sua. Noi dobbiamo continuare solo a lavorare con umiltà, impegno e poi sono sicuro che i risultati arrivano, insomma, perché la squadra già dei primi allenamenti è compatta, si allenava molto bene, professionisti, quindi devo dire cercavamo anche questo, ecco, più professionismo, e sono sicuro che abbiamo fatto la scelta degli uomini giusti. Quest'anno la Castellano Udas parte ai nastri di partenza come una delle favorite di questo campionato, può portare delle pressioni maggiori questo? Sì, diciamo che l'anno scorso non avevamo nulla da perdere, quest'anno sì, può portare qualche pressione in più, ma voglio dire, se dobbiamo ambire a qualcosa in più è anche giusto tener conto di questo e non deve essere un problema, insomma, voglio dire, ognuno deve fare il suo compito e se c'è pressione noi ci faremo trovare pronti, insomma. Coach, per chiudere, quest'anno oltre al ruolo di allenatore ha fatto anche quello di direttore sportivo. C'è stata la trattativa, praticamente quella più complicata, qualcosa in particolare, qualche retroscena? Ma anche l'anno scorso ho fatto da direttore sportivo, quest'anno la trattativa più complicata penso quella di Cooper, diciamo, è stata quella un po' più lunga, qualche richiesta in più, ma magari sono americani, sono abituati alle loro cose, quindi noi comunque la società è venuta incontro a tutte le richieste e niente, lo aspettiamo oggi. Ok, grazie coach, bocca al lupo. Crepi il lupo. Siamo con Giovanni Romano, uno dei tanti nuovi acquisti della Castellano Udas. Giovanni, ti abbiamo visto tante volte da avversario dell'Udas con le maglie prima della Mediterranea, poi anche dell'Olimpica. Che effetto fa adesso passare dalla parte dell'Udas?
Effetto, diciamo, cioè un po' sì, perché sono stati tra virgolette sempre i nemici nel senso buono. Sempre si è visto, sai, qui a Cerignola il derby come la partita. Però, cioè, alla fine è stato, diciamo, cioè, non c'è stata questa, diciamo, questa brutta impressione, anzi, cioè, ho visto l'organizzazione, il progetto, subito mi è piaciuto e mi sono trovato subito bene. Con la mente già pensato eventualmente al derby quando incontrerai i tuoi ex compagni? No, alla fine l'Olimpica ho visto, ha cambiato tutti i roster, a parte, sai, i giovani di turno che ci sono sempre. Il derby io lo sicuro, cioè, starò molto tranquillo e cioè, non mi farò prendere dall'emozione oppure, sai, dalla pressione di aver cambiato squadra. E ormai, cioè, siamo giocatori, ci sta a cambiare squadra, quindi penso sia tutto normale, alla fine che vinca la città e non le due squadre. Parlando adesso dell'Udas, l'anno scorso con il Sansevero hai giocato già in Serie B, adesso secondo te con l'Udas quanto è appunto raggiungibile l'obiettivo promozione? La squadra c'è, cioè siamo 10 giocatori, ci sono 3-4 elementi che sono scesi dalla Serie B, ci sono i due americani, le ambizioni ci sono, il progetto anche, spero soprattutto di arrivare con una squadra di Cerignola in Serie B perché è davvero un bel campionato e più si aprono gli orizzonti, insomma. Per chiudere lo spogliatoio, vi sentite i favoriti? Una delle favorite? Una delle favorite, sì, i favoriti no, perché ci sono parecchie squadre attrezzate come il Nardò, il Mola, e non sto qui a citarne altre, ma sarà un bel campionato, insomma. Ok, grazie Giovanni, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo con Gianluca Tredici, l'unico insieme a Mattia Marchetti ad essere confermato in questa nuovissima Castellano Udas. Ecco Gianluca, quanto è importante essere stato riconfermato? Beh, sicuramente finito il campionato, il primo pensiero era quello rivolto all'Udas, cioè di rimanere. Con Gigi Marinelli c'è stato subito il contatto, quindi subito la trattativa è stata chiusa, felice così. Lo scorso anno la promozione è stata solo sfiorata, quest'anno il gruppo c'è, la squadra è forte, quanto è raggiungibile la promozione? Beh, rispetto all'anno scorso, sicuramente la squadra quest'anno ad agosto è costruita per vincere, ma beh, sappiamo che comunque le squadre si fanno ad agosto, i campionati si vincono a giugno, quindi c'è da lavorare con tanta umiltà. Tante cose sono cambiate, quali sono le principali novità che hai subito messo a fuoco in questa prima settimana di allenamenti? Beh, sicuramente questa squadra è quest'anno composta da numerosi giocatori d'esperienza, che magari l'anno scorso eravamo una squadra più giovane, quindi nei momenti clou, se ad esempio a maggio abbiamo peccato diciamo, di inesperienza. Ci sono numerosi giocatori esperti che la società ha acquistato e credo che nei momenti importanti dell'anno faranno la differenza. Per chiudere, con quale obiettivo partirà la Castellano Udas? Il nostro obiettivo è il 25 settembre, vincere la prima. E per arrivare primi a marzo per i playoff dobbiamo ogni domenica affrontare come una finale. Il campionato è lungo, la C Pugliese è veramente molto ostica, quindi senza fare progetti dobbiamo pensare domenica per domenica. Ok, grazie Gianluca, in bocca al lupo. Previ, ciao, grazie a te.